Spurs, Riccardo Longhi, and your new world champion! Amici di Vadal Max, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti anche nel primo episodio di Weekend Vlog. Da cosa nasce Weekend Vlog? Dal fatto che lavorando 5 giorni su 7 non ho tempo di raccontarvi quello che combino durante la settimana, per cui è una sorta di versione compressa in 2 giorni dei classici weekly vlog che vedete sui canali di Nasca e Salvatori. Questo weekend inizia dall'Adria International Raceway, perché oggi mi scornerò con il buon Sinagagiri sul card e sui simulatori e abuserò ovviamente di spritz, per cui che il divertimento abbia inizio. Comunque tranquilli, di questo weekend usciranno 2 video dedicati, ovvero quello di oggi ad Adria e quello di domani che mi vedrà andare a Lonato del Garda per assistere alla giornata finale del Mondiale KZ col buon Brunelli. Speriamo anche nel tempo, va! Ok, io sono appena tornato a casa, anche se ho corso il rischio di non arrivarci perché la batteria mi stava per lasciare a piedi. Comunque adesso mi fiondo subito sopra, scarico le SD così da avere tutto pronto per domani e domani mattina direzione Lonato del Garda per assistere al Mondiale KZ, in cui vedrò i migliori piloti del mondo a scornarsi per il titolo. Ci sarà da divertirsi, sarà veramente una grandissima emozione. Buonanotte! Signori, buona domenica e benvenuti a South Garda Karting.
ammetterlo, è stata veramente una gran bella maratona chilometrica sto weekend, devo proprio ammetterlo. Tra Adria e Lonato, diciamo, di chilometri ne sono stati macinati. E devo ammetterlo, mi sono veramente divertito. Tra la scoperta di un circuito internazionale come quello di Adria, che affrontavo per la prima volta, e anche abbastanza bene, ha detto anche di Giovanni Altoè, uno dei responsabili della pista, che tra l'altro corre nel TCR Endurance Series con il nipote Giacomo, che tra l'altro corre anche nell'International GT Open con il buon Federico Leo. Un buon 10-6 non è neanche male da buttare. Per poi passare dall'ignoranza all'apoteosi del kartismo a livello mondiale, ovvero mondiale capazzetta di Lonato. Veramente mi sono veramente divertito, è stata una bellissima esperienza e soprattutto ho anche incontrato più di qualcuno di voi che mi ha riconosciuto, addirittura qualche foto l'abbiamo fatta, e soprattutto ho anche incontrato il buon Felipe Massa e Jarno Trulli, che era insieme alla CRG. Insomma, è stato molto molto bello e soprattutto è stato anche un bel modo anche per salutare la carriera kartistica del buon Marco Ardigò, che con questo mondiale di Lonato chiudeva la sua esperienza con la Tony Kart per poi dedicarsi ad altri progetti sempre nell'ambito karting. Veramente è stato un weekend carico di emozioni, dal divertimento fino anche proprio alla tensione, perché devo ammettere che alla partenza di ogni singola hit, di ogni singola finale, io ho avuto le stesse pulsazioni dei piloti, anzi forse loro ne hanno avute persino di più, però sentivo proprio la pathos, la tensione di un appuntamento così importante. Veramente, sono pochissimi eventi che ti fanno sentire queste sensazioni e credo che un campionato del mondo sia una di queste. Spero che questo nuovo format di Weekend Vlog vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale, a passare a tutti i social che trovate in descrizione, Facebook e Instagram, attivate la campanella delle notifiche, quella molto importante, e prossimamente arriveranno anche altri Weekend Vlog, adesso vediamo un attimino quando registrarli, e preparatevi perché di novità ce ne saranno veramente tante. Da vostro Vodomax è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bye bye! We'll be right back.